Trasmettiamo i programmi dell'Accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Circa 20 anni che l'ANIME, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, porta nelle scuole la testimonianza di chi ha provato sulla propria pelle i danni della prevenzione. Questo perché crediamo fondamentalmente in sensibilizzare i giovani affinché non capita anche a loro. Il 10 ottobre 2017 è stato firmato il protocollo d'intesa tra il MIUR, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università delle Ricerche, e l'ANIME, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, della Ministra Valeria Fedeli e del Presidente dell'Associazione Franco Bettone, con l'obiettivo di divulgare la cultura della sicurezza e il lavoro della prevenzione tra i giovani nel mondo della scuola. Su questa linea l'ANIME da 16 anni promuove nelle scuole, insieme al mensile OCAIL, la prima rivista che si rivolge al mondo della scuola, il concorso nazionale intitolato Primi in sicurezza, che invita docenti e studenti a cimentarsi sulla produzione di lavori, disegni, video, canzoni, sondaggi, eccetera. Sul tema della sicurezza nei luoghi del lavoro e della prevenzione degli infortuni, l'iniziativa che negli anni ha visto la partecipazione di oltre 4.000 istituti scolastici, che ha voluto mettere tutti i partecipanti in competizione alla pari, dalle scuole dell'infanzia a quelle secondarie e secondo grado, prevedendo la selezione dei lavori solo per categoria. Quest'anno la cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa cornice dell'Aula Magna del Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma, lo scorso 28 maggio, a conclusione della 16ª edizione del concorso nazionale per le scuole, che ha visto il riconoscimento dell'insegna della creatività degli oltre 600 studenti partecipanti venuti da tutta l'Italia. Come associazione che da 75 anni si occupa di assistere e tutelare le vittime del lavoro, puntiamo a stimolare l'interesse e l'entusiasmo dei giovani. Thank you.
Ci troviamo a Meina, sul Lago Maggiore, e questo è il compendio di Villa Faraggiana, gestito dalla Fondazione Università. Proprio qui, nel grande parco di Villa Faraggiana, è sorto il Borgo Ideale. Si tratta di un cantiere culturale che intende favorire la formazione degli individui e l'inclusione sociale di tutti, attraverso l'organizzazione di mostre, performing art, laboratori, kermesse, attività con i giovani e le scuole in un luogo ad alta vocazione turistica. Il fulcro del progetto è stato il restauro conservativo e il ripristino delle vecchie serre adiacenti alla villa. Tali serre furono edificate dopo la prima metà dell'Ottocento, pochi anni dopo la costruzione di Villa Faraggiana. Queste rappresentano una particolarità nella zona per caratteristiche monumentali e per la storia alle quali sono legate. Fin da quando ci è stato affidato questo luogo, nel giugno del 2015, il desiderio della nostra fondazione era proprio quello di recuperare le serre abbandonate credo da una sessantina di anni. Non era mai stato fatto nulla, quindi non erano mai state ristrutturate, sistemate, eccetera. Quindi si intravedeva un luogo che poteva essere molto interessante, ma era davvero bisognava fare uno sforzo di immaginazione. Dopo il loro restauro, durato un anno, le serre hanno ripreso la loro originaria funzione espositiva di specie botaniche, ma non solo. E così abbiamo iniziato a recuperare questi spazi che sono diventati dei luoghi meravigliosi, quindi abbiamo cercato di restituire a questi luoghi la funzione che avevano in origine con le nuove tecnologie, perché solo questo era possibile fare, e quindi abbiamo recuperato la serra alta proprio come era in origine, con tutti gli spazi, le vasche per le piante, per la sistemazione anche d'inverno di questi arbusti, e la parte bassa, quindi la serra bassa, come luogo per incontri, per mostre e perché no anche per mantenere delle determinate piante in inverno. Un'operazione questa di cui con tutta probabilità gli stessi Faraggiana sarebbero stati molto orgogliosi. Infatti, Amalia De Bayer, consorte di Alessandro Faraggiana, da amante della natura e delle camelie, ebbe l'onore di vedersi dedicare dai botanici la variante di una specie di camelia japonica, che da allora viene chiamata in tutto il mondo Camelia Amalia Faraggiana. Nel maggio 2018, l'allora viceministro delle politiche agricole Andrea Olivero, in visita al sito, ha pubblicamente elogiato il progetto realizzato da Università con il sostegno di Compagnia di San Paolo e lo ha giudicato unicum nel territorio, in quanto unisce storia, cultura e socialità. Al di fuori delle serre ci si trova immersi in un grande parco che ai tempi della famiglia Faraggiana fu un vero e proprio giardino zoologico e botanico all'avanguardia. L'Università, in collaborazione con istituti scolastici, ha realizzato una catalogazione di tutte le specie arboree presenti e creato un percorso raccontato, ovvero il parco parlante. In ultimo luogo, è particolarmente sentito anche l'aspetto sociale del progetto. Borgo Ideale organizza una kermesse continua di appuntamenti dedicati all'arte, alla cultura, al patrimonio immateriale locale, alla solidarietà e al vivere bene. All'interno di questo ampio spazio noi pensiamo di creare proprio un borgo ideale per la socializzazione delle famiglie, degli adulti, insomma un luogo che possa andare bene per tutti, dove possono trascorrere piacevolmente delle intere giornate.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuela Borzi e sono un funzionario dell'Ufficio del Difensore Civico della Regione Piemonte. Il Difensore Civico è un organismo previsto dallo Statuto della Regione Piemonte per garantire la buona amministrazione, ovvero il rispetto delle regole di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento. Il difensore civico è nominato dal Consiglio regionale e interviene nei confronti delle amministrazioni regionali, degli enti locali, comuni, province e città metropolitane e delle amministrazioni periferiche dello Stato, ad eccezione di quelle che operano nei settori della giustizia, della difesa, della sicurezza e dell'ordine pubblico. Il difensore civico quindi interviene quando le amministrazioni si comportano in modo contrario ai principi di buona amministrazione. Per contro, il difensore civico non interviene nell'ambito delle controversie tra privati. Per rivolgersi al difensore civico è necessario comunque effettuare un preventivo reclamo scritto nei confronti dell'amministrazione pubblica coinvolta dal problema e adesso vediamo come interviene il difensore civico. Il difensore civico può formulare richieste di chiarimenti e informazioni in merito alla vicenda prospettata dal cittadino, proporre e sollecitare misure per risolvere il problema, trasformare il caso particolare in una problematica di carattere generale, anche presentando relazioni al Consiglio regionale. Al difensore civico invece è precluso dalla legge esercitare poteri coercitivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni coinvolte, esercitare azioni di restituzione o risarcimento del danno, fornire consulenze ed effettuare ricorsi al posto dei cittadini. Gli ambiti in cui interviene il difensore civico riguardano principalmente le materie della partecipazione al procedimento e del diritto d'accesso, del territorio, dell'ambiente, del trasporto pubblico, dell'edilizia residenziale pubblica, della sanità e dell'assistenza, con particolare riguardo ai temi delicati della continuità assistenziale per gli anziani non autosufficienti e per i disabili. Sempre nell'ottica di garantire l'interesse alla buona amministrazione, il difensore civico interviene anche nei casi di discriminazione. Ma che cos'è una discriminazione? Secondo l'articolo 3 della nostra Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Perciò, ci troviamo di fronte ad una discriminazione in due ipotesi, quando una persona, ad esempio a causa del sesso, del colore della pelle, della lingua, della religione o delle convinzioni personali e opinioni politiche, della disabilità, dell'età, dell'orientamento sessuale, viene trattata in modo meno favorevole di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga. Oppure si ha discriminazione quando una persona, a causa di un comportamento o di una prassi che non tengano conto della sua particolare condizione legata alla lingua, al sesso, all'età, alla disabilità, al colore della pelle o della religione, viene messa in una condizione di svantaggio. La Regione Piemonte, nel marzo dell'anno 2016, ha introdotto una legge per contrastare la discriminazione e ha previsto che in questi casi il difensore civico intervenga per esercitare quelle stesse funzioni di informazione, richiesta, proposta e sollecitazione e altresì per rilevare la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con il divieto di discriminazione. Naturalmente, affinché il difensore civico possa intervenire, il comportamento discriminatorio deve essere stato posto in essere da un ente pubblico. Per ogni altra informazione relativa all'attività del difensore civico, vi invitiamo a consultare la pagina web del Consiglio regionale www.cr.piemonte.it. Sono il garante delle persone detenute della Regione Piemonte. L'addizione della legge regionale è molto più ampia, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Questo vuol dire che per conto della Regione Piemonte e del Consiglio regionale io mi devo occupare sia delle persone che sono attualmente ristrette, detenute in carcere, oltre 4.000 persone in Piemonte, oltre 59.000 in Italia, ma anche di tutte quelle persone che sono attualmente nelle misure di esecuzione penale esterna, in casa, domiciliari, affidati, in prova.
oppure delle persone che sono attualmente nelle residenze chiamate REMS, che sono nate dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Le REMS sono due in Piemonte, una a Bra, una a San Maurizio Canavese. Ma il compito grave, difficile, che nell'ultimo anno e mezzo è arrivato alle competenze del mio ufficio, è anche quello del monitoraggio dei rimpatri forzati, delle persone che sono attualmente obbligatoriamente ospiti del CIE, il Centro di Identificazione ed Espulsione di Corso Brunelleschi, che da un anno e mezzo si chiama CPR, Centro per il Permanente per il Rimpatrio. Sono quelle strutture volute ormai da anni dalla legge italiana, dove ci sono persone in attesa appunto di identificazione per l'espulsione. Sono cittadini irregolari, arrivanti da varie parti del mondo e sostanzialmente riconosciuti come irregolari nel nostro paese, ma in attesa appunto di una identificazione volta all'espulsione. È una struttura delicata, critica, più volte sia il Consiglio regionale che il Consiglio comunale di Torino hanno criticato la gestione del centro. Una legge, la legge Minniti di un anno e mezzo fa, ha voluto ampliare queste strutture prevedendone una costruzione di un centro CPR per ogni regione d'Italia. Al momento ce ne sono solo 5 attive e quella di Torino è la più grande in assoluto, con una capienza di circa 210 posti. Attualmente sono 175 i posti disponibili ed è piena ed è obiettivamente al pieno della sua capienza. In questi centri la questura, la prefettura organizzano appunto i percorsi di identificazione attraverso anche accordi diplomatici con i paesi di partenza. L'Italia ha in questo momento 4 accordi con il Marocco, con la Tunisia, con l'Egitto e con la Nigeria. Dalla Nigeria negli ultimi anni sono arrivate il numero più consistente di persone irregolari nel nostro paese. Anche se sono scese moltissimo nell'ultimo anno gli ingressi, siamo a circa 120.000 persone irregolari, quando negli anni scorsi erano circa 200.000. Di queste persone solo una parte minima finisce nei centri di identificazione. Per esempio, sono stati ospiti nell'arco del 2017 nel centro di Torino 1.085 persone. Di queste 1.085 persone, 592 sono state effettivamente identificate ed espulse. Espulse vuol dire prese e accompagnate al paese di partenza. Queste fasi di identificazione, di scorta, di rimpatrio forzato sono molto delicate per il rispetto dei diritti, per il rispetto delle procedure, per la dignità umana della persona coinvolta. E operare un attento monitoraggio di queste fasi è a garanzia dei diritti dell'individuo che è, diciamo, soggetto del rimpatrio forzato, ma anche degli operatori, delle persone della questura, della polizia, dell'ufficio immigrazione, che sono chiamati ad un compito davvero delicato e in molti aspetti anche difficile. All'interno di un accordo nazionale con il Garante nazionale che è stato istituito un anno e mezzo fa, abbiamo deciso con il Garante, l'ufficio del Garante regionale, in accordo con l'ufficio del Garante comunale di Torino, di dare la nostra disponibilità per le azioni di monitoraggio che si svolgono su Torino e in prospettiva da Torino verso i paesi di partenza. Queste azioni di monitoraggio hanno già visto 2 presenze per un rimpatrio verso la Tunisia, verso il Marocco e uno verso la Nigeria, come monitor appunto di una fase delicata a tutela dei diritti, a tutela del rispetto della legge, ma davvero a tutela della dignità della persona. Un compito complicato, difficile, che richiede un nuovo impegno anche al Consiglio regionale e al Garante delle persone detenute della Regione Piemonte. Rita Turino, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. Il Garante affianca la propria attività a quella degli altri organi di garanzia previsti dallo Statuto regionale. Il Garante per l'infanzia nasce per assicurare la piena attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, votata e approvata dalle Nazioni Unite a New York nel 1989. L'attività del Garante
E quindi assicurare che in tutta la regione Piemonte, per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e ragazze, questi diritti vengano effettivamente riconosciuti. Tutti importanti, tutti egualmente rivendicare. Tra questi ne spiccano però alcuni. Sicuramente il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla salute e al benessere, il diritto a crescere e essere educato dai propri genitori, da entrambi i genitori, il diritto all'istruzione, il diritto a essere ascoltati, in particolare in procedimenti spesso che coinvolgono l'autorità giudiziaria e che quindi sono fondamentali per il futuro di ogni persona. In una società evoluta come la nostra potrebbe apparire che questo sia addirittura ridondante, potrebbe sembrare che tutti i diritti siano ampiamente riconosciuti ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. In verità penso ci sia ancora molto da fare. Oggi ancora troppi bambini versano in condizioni di povertà, povertà relativa e povertà assoluta. Questo stato porta con sé, ormai è approvato, anche uno stato di povertà educativa e culturale che probabilmente non potrà mai essere superato nel corso di tutta la vita per quei bambini che sono nati e cresciuti nei primi anni della loro vita in questa condizione. Occorrono pertanto delle politiche forti, adeguate, sia per sostenere le famiglie che versano in condizioni di povertà, ma anche per aiutare i genitori a riconoscere i bisogni di sviluppo dei loro figli. Per questo sono necessarie delle forme di attività che possono essere in atto dai servizi sociali, dai servizi sanitari, neuropsichiatria e psicologia infantile, unitamente con la scuola e con tutte le altre agenzie pubbliche e private che si occupano di bambini. Oggi molti bambini soffrono la situazione della separazione dei loro genitori. Separazione che diventa fortemente negativa e pericolosa quando è pesantemente aggressiva e perdurante nel tempo. C'è necessità quindi di aiutare tutti, i genitori e le loro reciproche famiglie, perché imparino sempre, in qualunque momento della loro separazione, a mettere al centro gli interessi dei propri figli, superando anche quelli che possono essere i loro diritti reali o presunti. Per questa ragione potrebbe essere molto utile coinvolgere anche le scuole, gli insegnanti, che sono quelli che maggiormente vengono a contatto dei bambini e dei ragazzi che vivono questa situazione, con attività di rinforzo delle loro competenze finalizzate alla capacità di saper gestire questo tipo di conflitto e anche per attivare in ambito scolastico i gruppi di parola per permettere ai bambini che stanno vivendo questa situazione un confronto e la possibilità di esternare le proprie emozioni e anche i propri bisogni. Infine, un'attività che coinvolge ancora le scuole per cercare di far fronte, di prevenire il bullismo e il cyberbullismo, direi interventi di peer education diffuse, ma anche interventi di mediazione del conflitto in ambito scolastico, per insegnare ai nostri figli e ai nostri ragazzi, come dice qualche pedagogista illuminato, a litigare bene. Chiunque può rivolgersi con una mail al Garante, anche le persone di minore età, attraverso questo indirizzo garante.infanzia@cr.piemonte.it. Il Garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte è un'istituzione che è stata creata appena un anno fa ed è l'unica istituzione di questo tipo in tutta Italia. E i compiti sono essenzialmente quelli di divulgare, diffondere, pubblicizzare le attività a favore degli animali, degli enti pubblici, e anche molto importante è la funzione di raccogliere le segnalazioni che arrivano da parte dei cittadini e delle associazioni per verificare se ci sono delle condizioni problematiche per gli animali, di intervenire per
migliorare o far cessare le situazioni negative relativamente agli animali. Proprio per questi motivi ci sono stati diversi interventi già nei pochi mesi di attività. Il primo è stato il famoso caso del maialino Elvis, un maialino che viveva in una famiglia e che le ASL pensavano di sequestrare perché non sapevano praticamente come gestire. Come garante ho scritto una lettera al direttore generale dell'ASL spiegando che si poteva identificare il maialino con un microchip e fare i prelievi di sangue e quindi lasciarlo vivere come animale d'affezione, come prevedono peraltro le direttive europee, nella stessa famiglia dove viveva, e così è stato. Ugualmente un intervento propositivo per gli animali è stato il caso delle nutre. Le nutre sono giudicate animali invasivi all'occhio. Sempre l'Unione Europea prevede il loro abbattimento, e ho scritto alla città metropolitana sottolineando come soprattutto nella città di Torino le nutre avessero stabilito rapporti di familiarità e di amicizia con molti cittadini e anche con bambini, per cui la loro uccisione sarebbe stata vista come un atto violento, crudele verso questi animali, e proponevo un'ipotesi di sterilizzare gli animali per contenere il numero. La città metropolitana ha accettato quest'idea, è un progetto assolutamente innovativo e soprattutto è un progetto che può diffondere l'idea che gli animali si possono contenere non solo con l'uccisione ma anche con altri sistemi. Poiché la legge istitutiva del garante prevede la possibilità di proporre delle leggi alla regione, ho elaborato una legge proprio per dare soluzione al problema dei rifugi. In Italia, in Piemonte, si stanno sempre più diffondendo situazioni, strutture che raccolgono animali che arrivano dagli allevamenti e non vengono uccisi, vengono mantenuti come animali d'affezione. Non esiste una legislazione per questi animali e quindi ho elaborato una legge che sarà proposta prossimamente al Consiglio regionale proprio per dare una garanzia a questi animali. Naturalmente ci sono anche delle iniziative, diciamo, di contrasto. Ad esempio in Piemonte si effettuano delle corse dei buoi a Caresana e ad Asigliano, e sono corse che vengono effettuate sul cemento, sull'asfalto. Un accordo Stato e Regioni prevede che gli ungulati, quindi quali bovini, non possano essere fatti correre su superfici dure che potrebbero provocare loro dei dolori. Per questo fatto è iniziato un iter giudiziario, nel senso che si chiederà al Consiglio di Stato se è possibile che la Regione conceda una deroga per queste competizioni. Peraltro non è una corsa eccessivamente lunga, però la legge riteniamo che vada rispettata. Naturalmente il concetto di base dell'attività del garante è proprio quella di perseguire le attività negative che producono danno agli animali, ma soprattutto di promuovere una consapevolezza nella popolazione che con gli animali è importante stabilire un sistema di convivenza. Per questo, tra le ultime iniziative, è stato organizzato un convegno sul lupo e l'argomento è stato proprio affrontato per cercare di diffondere un sistema di convivenza possibile, a partire dal fatto che, come hanno detto gli esperti, le uccisioni dei lupi non servono, anzi peggiorano la situazione e provocano solo dei costi eccessivi. Quindi come garanti noi chiediamo appunto di lavorare per una maggiore condivisione, maggiore convivenza dell'uomo con gli altri animali. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.